Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Che cos'è questa Che cos'è bella? questa? Questa è una sizzona di bufala presa da bufala e non solo, A Montelibretti. a Montelibretti, il nostro negozio di fiducia per determinate cose che ha solo lei. Io vi metto tutte le info nell'info box e andate a vedere su Facebook la sua pagina perché ha tante di quelle cose, dalla mozzarella, formaggi, ma non i formaggi quelli che trovate al supermercato, i formaggi quelli buoni, quelli saporiti. Esatto, salumi di tutti i tipi e salumi soprattutto fatti con i criteri. Vabbè, ma Allora, la che ricetta ricetta è la ricetta è... con la zizzona? Uno la mangia, la taglia e la mangia. No? No, uno la taglia, la svuota, la riempie con altre cose. Possiamo far vedere con che Ma cosa? certamente sì, devi. Ragazzi. Olè! Pollo con i peperoni. La ricetta originale della Sora Lella. Eh sì, io vi metto nell'info box anche la ricetta del pollo con i peperoni della sorella. Cioè, tu mi dici che adesso svuoti questa zizzona Sì. e la riempi con quello che c'è in quella pentola? Beh, non tutto Logico, ovviamente. grazie. Prego. Con alcuni pezzi. Ma viene fuori un sapore stratosferico. È una proprio una ciccionata questa, Porca miseria. esattamente come le altre due che ho già fatto. Ragazzi, rimediate del pane, di quello un pochino spugnoso, perché poi lì dentro si inzuppa bene, deve prendere. Allora fate la ricetta dei panini al latte, che quelli sono morti e Esatto, sudano esatto. proprio. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente tagliare la parte superiore, non tutto ovviamente, Quindi un cappelletto, diciamo. esatto, fino alla fine, perché a me serve comoda, eccola, e la vado a svuotare semplicemente. Dovete avere un coltello come questo che taglia, quindi attenzione, guardate il latte, guardate. Mamma mia, mi sto mordendo le mani per non andare lì a mangiarla. Ma infatti non la devi mangiare. Apposta mi mordo le mani. A posto. Ragazzi, che meraviglia! Guardate, guardate il latte, guardate. E non sto facendo nemmeno pressione perché questo è un rasoio, eh. Ok, non glielo facciamo vedere che la svuoto tutta quanta. Sì, Vediamo alla la fine. svuotiamo e poi dopo vi aggiorniamo Vi aggiorniamo. sul da farsi. A dopo. La mozzarella è svuotata. No, ma io ho lasciato il latte appositamente per farvi vedere il latte che ha tirato fuori. Questo è quello che abbiamo lasciato perché logicamente dovevamo assaggiare nel frattempo la bontà di questo capolavoro. Adesso andiamo a riempirla. Ragazzi, io di mozzarella me ne intendo abbastanza, ma questa che compriamo da Bufala non solo, è la migliore che abbia mai assaggiato. È veramente ottima. E la cosa bella è che lei spedisce. Alcuni miei parenti che non vivono a Roma la prendono e lei gliela spedisce tranquillamente in tutta Italia, con un minimo di spesa, ma tranquillamente. Eccola qua. Adesso la metto nel piatto, la metto sul piatto e poi ci rivediamo tra un attimo. A tra A poco. tra poco. È pronta, ragazzi. È finito e la ricetta è finita. Ma guardate che meraviglia. Sì, Ma guardate che carino anche il piatto che mi ha comprato mia figlia. Eh? ma questa composizione, ripeto, zizzona di bufala ripiena di pollo alla romana. Quindi Pollo alla romana, ricetta originale della sorella. vi invito, ripeto, venite a vedere anche la ricetta del pollo con i peperoni. Io non l'assaggio perché comunque mi sembra brutto, la lasceremo così finché non andrà Ma che male. massima figura di, ma Sì. quando mai? Bugiardo! Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!